siamo tutti stupiti dalla tua prestazione. Beh, è un ottimo momento a livello personale, sicuramente un ottimo momento in cui mi sento meglio fisicamente e quindi riesco a star bene fisicamente e se sto bene fisicamente riesco a dare una mano alla squadra, a dare il mio contributo. Poi, ripeto, è sempre un contributo all'interno di qualcosa che però va nel verso giusto. Non è mai il singolo che... Diciamo che il singolo si mette a disposizione nei momenti che magari riesce a stare bene, però ci deve essere sempre l'apporto di una squadra che funziona. Quindi è importante questo, mi piace sottolineare questo. Però da quello che si vede da qui, il discorso è anche un altro, cioè è vero che tu cerchi i compagni, però i compagni ti Beh, ma cioè io mi metto a disposizione del gruppo, quindi se... Questa cosa mi viene abbastanza naturale. Io, il fatto di essere lì e di essere un riferimento per loro va bene, insomma, se può aiutarli, io sono lì a disposizione, sono lì in quella zona lì, comunque con le mie caratteristiche, a fare il mio gioco, essere di supporto al centrocampo, di essere in copertura alla difesa e quindi... Gioco con le mie caratteristiche e in questo momento qua, ripeto, è un momento positivo. ma quello che colpisce proprio all'interno del gruppo è anche il modo con cui tu a volte, un capo leader lo deve fare, no? Riprendi i compagni, cioè il compagno che tu riprendi va tutti bene, va tutti male, accetta tutto, ecco, tu senti questa responsabilità un po'. Beh, diciamo che è un po' il ruolo che me lo impone e me lo chiede. Se sono qui, al di là magari dell'apporto che posso dare in campo, credo che la società si aspetti da me anche che questo. E quindi al di là che gioco e che non gioco, penso che se vedo qualcosa che non va, di prendermi la responsabilità di dire se ci sia qualcosa che non va. Come quando c'è qualcosa che funziona, comunque essere comunque di supporto ai miei compagni. È una cosa abbastanza naturale questa, non è che me ne accorgo, mi viene abbastanza naturale, ma in maniera naturale. Poi mi fa piacere se i compagni pensano che, cioè se mi vedono come riferimento, mi fa piacere, voglio dire, non è... Dall'alto della tua esperienza, quanto conta questa settimana, quando fate questa partita che è un'ottima squadra perché siete tutti d'accordo, i migliori che sono stati di me, nel contesto generale, quanto conta la settimana che avete realizzato? No, assolutamente tantissimo perché a mio avviso sono arrivati 7 punti contro delle squadre, buone squadre, addirittura si è andati a Lignano col Pordenone a pareggiare, a strappare un punto in cui per ben 2 volte abbiamo recuperato la capolista, a Pordenone sono stati cambiati tanti giocatori, io penso che in questo momento qua qualsiasi giocatore si sente importante per questa squadra e questa secondo me è una delle chiavi di quando vengono fuori delle annate importanti. Non dimentichiamo che ci sono dei giocatori fuori, anche molto forti, cioè molto importanti, perché al di là del... A volte non è giusto dire forte, più forte, meno forte, ma comunque giocatori importanti. E una volta che siamo al completo, penso che però questa settimana ha dato un po'... ha messo tutti quanti in modo che ci sia una sana competizione, che nessuno si senta al posto fisso e comunque tutti quando si allenano durante la settimana e quando vengono chiamati sanno che dietro ci sono dei compagni che sono pronti a subentrare e questa cosa secondo me eleva tantissimo la qualità della squadra, degli allenamenti e della partita la domenica. Ma dediche... Se posso fare una dedica, le faccio ai miei bambini, in particolare a Nicolò, che quando ci sono le esultanze che vengono messe, mi dice: papà, ma quando è che mi fai vedere la tua esultanza? Allora scherziamo sempre a casa, non ti preoccupare, gli dico, stai tranquillo, devi aver fiducia. Quindi oggi ci sono riuscito, quindi dai, la dedico diciamo a lui.